Allora, buongiorno, scusate se la mia ultima lezione aveva un pezzo di video che non si vedeva, ma probabilmente non c'era nulla di particolarmente importante nell'ultimo 5% a destra delle slide, quindi spero che siate riusciti a seguirlo ugualmente. Allora, in queste 3 ore ci occupiamo di due argomenti, diciamo uno pratico e vorrei che subito iniziaste a fare delle prove, sono felice di vedervi qui con davanti tutto un certo numero di computer perché dovrete scrivere effettivamente un po' di codice, e un altro che è forse l'argomento più, tra virgolette, teorico di tutto il corso, che però è breve, è importante e ogni anno cerchiamo di renderlo un po' meno teorico perché in realtà diciamo, è una necessità. È indispensabile fare qualche passo nella tanto odiata teoria, però è un argomento che non si può ignorare. Ed è la definizione di complessità. Che cosa intendiamo quando parliamo di complessità computazionale? Allora, sicuramente ci sono problemi che sono complessi e problemi che non sono complessi. Che cos'è che rende difficile un problema? E soprattutto, com'è che noi siamo in grado di, in qualche modo, di dire che un problema è più complicato di un altro problema? Allora, tendenzialmente un problema complicato è un problema che richiede un grande sforzo per essere risolto. Un grande sforzo in tempo di calcolo, memoria richiesta. Noi sappiamo che con quella che viene talvolta chiamata legge di Moore, anche se in realtà Moore ha detto una cosa leggermente diversa, comunque quella che viene solitamente chiamata legge di Moore, sta a indicare quella che abbiamo osservato come essere una crescita esponenziale della potenza di calcolo nel corso degli anni. Man mano che il tempo passa, noi abbiamo a disposizione, per ragioni diverse, degli apparecchi che sono sempre più potenti. Sono sempre più potenti perché siamo in grado di impacchettare un numero di transistor man mano sempre più grande in spazi sempre più piccoli, perché siamo in grado di far andare questi transistor con una velocità via via sempre maggiore e perché tutto sommato progettiamo i computer in modo via via sempre più intelligente. Per cui se noi guardiamo i computer di 10, 20, 30 anni fa rispetto ai computer di oggi, vediamo un incredibile miglioramento lungo almeno questi tre assi. Da un lato sempre più piccoli, dall'altro sempre più veloci e dal terzo sempre progettati in modo più intelligente. Al giorno d'oggi immagino che la maggior parte di voi ha in tasca un apparecchio che sarebbe stato considerato un supercomputer, se non da mio padre, probabilmente anche quando io ero piccolo, un oggetto con quelle capacità di calcolo poteva essere considerato un supercomputer. Quindi noi abbiamo la potenza di calcolo che aumenta in modo esponenziale, vuol dire che raddoppia ogni tot tempo. Allora, ci sono alcuni problemi che sono complicati. Cosa vuol dire per un problema essere complicato? Vuol dire che in qualche modo, se il problema è grande, noi non siamo in grado di risolverlo anche con i computer che diventano sempre via via sempre più potenti. Ci sono dei problemi che non sono complicati. Un esempio potrebbe essere risolvere il cubo di Rubik. Questo non è un problema complicato, il che vuol dire che se io ho un cubo di Rubik sufficientemente grande, magari non riesco a risolverlo oggi, ma mi basta aspettare un po' di tempo, aspettiamo qualche anno, ho dei computer sufficientemente veloci e sono in grado di risolverlo. Ci sono dei problemi come ad esempio moltiplicare due numeri. Allora, moltiplicare due numeri non è un problema complicato. Io ho un numero di 10 miliardi di cifre, d'accordo. Potrei avere delle difficoltà a moltiplicarlo oggi, però so che basta aspettare qualche anno e 10 miliardi di cifre io riesco a moltiplicarlo. D'altra parte ci sono dei problemi che in qualche modo, man mano che aumentano le dimensioni, io non riesco a risolvere. Non ci riesco, semplicemente, perché in qualche modo il numero di operazioni, il tempo che mi ci vorrebbe per risolverli, cresce più rapidamente di quanto i computer diventano potenti col passare del tempo. Uno di questi problemi è il Sudoku, ad esempio.
Tra l'altro è interessante che chi si occupa di complessità ha dimostrato che tantissimi problemi sono equivalenti al sudoku. Se io riuscissi a risolvere il sudoku in un modo intelligente, probabilmente riuscirei a risolvere tantissimi problemi che oggi sono considerati importanti, come ad esempio riuscire ad analizzare proteine, riuscire a... Ci sono un'enorme quantità di problemi che sono stati che si è dimostrato essere equivalenti al sudoku. Comunque, risolvere un sudoku non è, diciamo, è fattibile a mano per un sudoku di dimensioni 3x3, come quello che solitamente trovate sui giornali. Se la dimensione del sudoku aumenta, il problema diventa infattibile, diventa di fatto non gestibile. Qui è anche importante renderci conto che noi stiamo parlando di caso peggiore. Io posso immaginare un sudoku 500x500 che può essere risolto molto molto in fretta, d'accordo? Nessun problema. Quello che voglio dire è che posso immaginare, esistono dei sudoku 500x500 che non sono risolvibili. Con tutti i calcoli, con tutta la potenza di calcolo che abbiamo oggi, non è risolvibile. E se questi problemi aumentano di dimensioni, come è ragionevole supporre che aumentino nella vita pratica, il tempo che mi richiederebbe risolvere uno di questi problemi cresce più rapidamente di quanto diventino più potenti i miei computer. Quindi in poco tempo io mi trovo dei problemi che richiederebbero, per essere risolti, più o meno il tempo dell'universo o persino di più. Allora cerchiamo di formalizzare leggermente questa definizione. Allora, innanzitutto ci sono due differenti concetti molto importanti. Uno è la complessità di un algoritmo che risolve un problema, e l'altro è la difficoltà del problema. Questi due concetti sono mischiati, sono in qualche modo, hanno delle forti relazioni. Noi definiamo come complessità di un problema quella che la complessità dell'algoritmo migliore che noi conosciamo per risolvere quel problema. Il che vuol dire, ed è successo numerose volte in passato, avevamo dei problemi che erano classificati come complessi, ingestibili, intrattabili, perché troppo difficili, e a un certo punto l'individuo geniale di turno è arrivato e ha dimostrato che esisteva un algoritmo capace di risolvere questi problemi. E quindi il problema, dalla categoria complesso, ingestibile, è passato alla categoria semplice, fattibile. Quindi parliamo di complessità di un problema intendendo la complessità del sistema che noi abbiamo per risolverlo, sapendo che magari ci siamo sbagliati ed esiste un sistema più veloce e più efficiente per risolverlo. Esiste forse, ma in realtà sono stati fatti numerosi studi su questo, per cui si è dimostrato che molti problemi sono in realtà riformulazioni dello stesso problema. Per cui esiste una grande classe di problemi, e sono tutti quanti considerati problemi complessi, in cui noi sappiamo come passare da un problema all'altro, il che vuol dire che se il genio di turno riuscisse a risolverne anche solo uno di questi, improvvisamente noi avremmo la chiave per risolvere una enorme classe di problemi che a oggi non è risolvibile. E questi problemi, diciamo, ci sono ragionevoli motivi per pensare che non esista effettivamente un modo semplice per risolverli. Allora, cosa vuol dire il tempo? Qual è la complessità? Cosa si intende per complessità di un algoritmo? Allora, noi possiamo pensare a un algoritmo come un mapping, fondamentalmente, come un qualcosa che trasforma un insieme di dati in ingresso in un insieme di dati di uscita. Allora, una volta che noi vediamo l'algoritmo come questa specie di macchinetta che trasforma i dati di ingresso in dati di uscita, noi possiamo andare a calcolare qual è il numero di passi che vengono richiesti all'algoritmo per trasformare i dati di ingresso.
e possiamo molto spesso, il nostro obiettivo è questo, riuscire a esprimere il numero di passi richiesti per trasformare i dati d'ingresso in dati di uscita come una funzione sulle dimensioni dei dati d'ingresso. Non ho specificato che cosa sono i dati d'ingresso, ma questo solitamente è abbastanza ovvio, anche se è diverso da caso a caso. Ad esempio, se io ho il problema di ordinare un insieme di numeri, i dati d'ingresso saranno numeri e la quantità di dati d'ingresso è quanti numeri io voglio ordinare. Se sono stringhe, avrò quante sono le stringhe che voglio ordinare. Se sto parlando di una moltiplicazione fra byte, o comunque di una moltiplicazione fatta in hardware, allora la dimensione del dato in ingresso è il numero di bit degli operandi che io voglio moltiplicare fra di loro. Diciamo, la definizione di dimensione del problema solitamente non dà adito a dubbi. Siamo tutti d'accordo su qual è la dimensione, su qual è l'elemento, il singolo elemento di cui stiamo parlando. Quindi, una volta che noi abbiamo un insieme di ingresso di una certa cardinalità, noi vogliamo esprimere quanto tempo ci mettiamo per trasformare questo insieme di ingresso nell'insieme di uscita come funzione della dimensione dell'insieme di ingresso. Facciamo un esempio che probabilmente è la cosa più semplice: il bubble sort, un algoritmo di ordinamento tanto folle tanto quanto usato nei corsi di informatica. Immagino che voi l'abbiate visto. L'avete visto? No. Allora, non usiamo il bubble sort, usiamo un altro algoritmo. Pensiamo al selection sort. Allora, se io voglio ordinare un certo numero di elementi, cosa posso fare? Scorro i miei elementi, trovo l'elemento più grande o più piccolo, trovo l'elemento più piccolo e me lo segno da qualche parte. Poi scorro gli elementi rimanenti, prendo l'elemento più piccolo fra i rimanenti e lo metto in seconda posizione. Poi scorro gli elementi rimasti, prendo il più piccolo che trovo e lo metto in terza posizione. E via così. Questo algoritmo di ordinamento è estremamente semplice ed estremamente intuitivo. Io ho un insieme di numeri che sono quelli che devo ordinare, vado a prendere il più piccolo e lo metto in prima posizione, lo tolgo da quell'insieme, poi prendo, esamino i numeri che mi sono rimasti, prendo il più piccolo e lo metto in seconda posizione, eccetera eccetera. Allora, qual è la complessità di questo algoritmo? Quanti passaggi devo fare? Pensateci. Allora, se io ho 10 elementi, io devo scorrerli tutti e 10 e prendo, trovo il minore, quindi trovare il minore su questi 10 mi porta via un tempo, se sono 10 elementi devo scorrerne 10 e lo metto da parte. A quel punto ne ho 9, devo scorrere 9 e lo metto da parte. A quel punto ne ho 8, ne scorro 8 e lo metto da parte. Poi ne ho 7, ne scorro 7 e lo metto da parte. Il che vuol dire che il numero di passi sarà 10 passi per trovare il massimo più 1 per spostarlo, 9 passi per trovare il massimo più 1 per spostarlo, 8 passi per trovare il massimo più 1 per spostarlo, eccetera eccetera. Siete d'accordo su questo? Quindi il numero di passi che io devo fare, se ho un problema di dimensione n, fondamentalmente è n più n-1, più n-2, più n-3, più n-4, più n-5, più n-6, bla bla bla, fino a più 1, di nuovo più n, perché devo fare tutti gli spostamenti, eccetera. Allora, se ricordate, la formula di Gauss per calcolare la somma dei numeri da 1 a n mi dice che la somma dei numeri da 1 a n è n per n-1 diviso 2. Quindi ho un n quadro meno n diviso 2. Il numero di passi fondamentalmente aumenta come il quadrato dei numeri che io devo ordinare. Questo è vero nel bubble sort ed è anche vero nel selection sort, come è vero in tutta una serie di altri algoritmi di ordinamento. Quindi, se io devo ordinare 10 elementi,
Orientativamente dovrò fare 55 passaggi più un po' di spostamenti. Se ne devo ordinare 100, dovrò fare 5050 e così via. Quindi il numero di passi che devo fare aumenta con il quadrato delle dimensioni. Allora, notate che io qui sto parlando di numero di passi. Non sto andando a guardare che cosa è un passo oppure quanto è veloce un passo, perché in realtà questo non mi interessa. Potrei avere un computer molto veloce o potrei avere un algoritmo molto molto intelligente, potrei avere dei sistemi più o meno complessi, però alla fine il numero di passi, per quanto piccoli possano essere questi passi, fondamentalmente è grande quanto il quadrato del numero dei dati in ingresso. E questo è il senso della complessità. Allora, io dire che un algoritmo è più complesso o meno complesso vuol dire chiederci che cosa succede se il numero di dati di ingresso, la dimensione del problema aumenta da tanto a tantissimo. Non sono interessato a scoprire quanto tempo impiega il mio algoritmo a risolvere un problema di dimensione 10, 100 o 25. Assolutamente no, sono interessato a vedere quanto scala il mio algoritmo. Allora, ci sono problemi in cui il mio algoritmo scala in un modo ragionevole, quindi in cui aumentando il numero di dati in ingresso il tutto è ancora gestibile, e ci sono problemi in cui aumentando i dati d'ingresso il tempo richiesto è esponenziale più che esponenziale, il che vuol dire non gestibile. La demarcazione semplice, booleana, si può fare, non si può fare. Esistono algoritmi che non sono utilizzabili. Allora, si possono fare alcuni calcoli, ad esempio vedendo che cosa succede passare da un computer molto veloce a un computer lentissimo, eccetera, però ci rendiamo conto che se un algoritmo aumenta come il quadrato della dimensione del problema, arrivato a un certo punto non siamo più in grado di gestire il problema. Se aumenta in modo esponenziale, a un certo punto non siamo più in grado di gestire il problema. Fra l'altro, un'altra cosa che potreste ricordarvi dai vari corsi di analisi che a questo punto avete fatto è che se il tempo richiesto è in qualche modo proporzionale a n quadro meno n diviso 2, e io sto parlando di numeri molto grandi, alla fine l'unico termine che mi interessa è n quadro. L'unico termine che ha senso ricordare è quello che cresce più rapidamente, perché tutti gli altri diventano ininfluenti. Quando le dimensioni del problema è sufficientemente grande, tutti i termini, tranne quello che cresce più in fretta, si possono tranquillamente abbandonare. Allora, qual è lo scopo dell'analisi di complessità di un algoritmo? Noi parliamo di analisi di complessità asintotica. Asintotica vuol dire che ci interessa cosa succede quando le dimensioni del problema sono grandi. Matematicamente tendono a infinito. Da ingegneri nessun problema tende a infinito, vuol dire grande. Quando il problema è grande, sono interessato a vedere come, in qualche modo, come scala il mio algoritmo. Allora, parlo di problemi grandi perché voglio esprimere il concetto che non mi cambia nulla se l'inizializzazione è più o meno lenta, non mi cambia nulla se tutta una serie di dettagli che possono succedere non mi interessano. Mi interessa, diciamo, quelle che sono le performance quando il mio algoritmo lavora su tanti tanti dati, e mi interessa la differenza quando i dati da essere tanti diventano tantissimi. Non mi interessa cosa succede quando da 10 diventano 20. Quello che mi interessa sapere è se io ho speranza di continuare a usare il mio algoritmo quando i dati crescono significativamente. Quindi parliamo di notazione asintotica, e fra l'altro quello che noi vediamo in questo corso è una super semplificazione della notazione asintotica e della complessità, fatta veramente tagliata con l'accetta,
quella che mi interessa è distinguere grossolanamente delle classi di problemi belli, bruttini, brutti, ingestibili. Questo è semplice da fare, è semplice da capire ed è veramente fondamentale, perché voi dovete rendervi conto che se l'algoritmo che avete in mente è di un certo tipo, non avete nessuna speranza di usarlo su problemi di dimensioni grandi. L'analisi di complessità, il risultato, diciamo, la complessità di un algoritmo si esprime con, secondo la notazione asintotica, con tre formalismi, che sono la notazione O grande, omega grande e teta grande. Allora, quella più utile per noi è O grande. O grande, che si può leggere in svariati modi, ordine di, eccetera. Allora, l'idea della notazione O grande è: io esprimo come si comporta il mio algoritmo quando i dati d'ingresso sono tanti. Ad esempio, immaginiamo che il mio algoritmo impieghi come tempo un qualcosa definito dalla funzione f. Vedete che f, come è logico aspettarsi, ha certe oscillazioni. Magari quando l'algoritmo passa da 3 a 4 a 5 a 7 dati ci sono delle operazioni in più o in meno che deve fare, però tutto questo non mi importa. Quello che io voglio fare è dire: va bene, prendiamo un punto n0, grande quanto vi pare, sempre da matematici questo quanto vi pare, ma comunque prendiamo un numero di dati in ingresso piuttosto grande. Da lì in avanti il tempo che io impiego è sempre inferiore alla funzione g di n moltiplicata per una costante. Di nuovo, la costante non mi interessa più di tanto, perché io non sono interessato a quanto è il tempo che impiega il mio algoritmo. Io sono interessato a come cresce il mio algoritmo, quanto rapidamente cresce. Allora, tutte le rette crescono allo stesso modo, tutte le parabole crescono allo stesso modo. Se ci mettete una costante davanti oppure no, non cambia nulla, cresce nello stesso modo. Se voi disegnate una parabola per dei valori di x sufficientemente grandi, la mettete abbastanza lontana da voi, la riconoscete come una parabola. E quella in qualche modo è la caratteristica intrinseca, cresce come una parabola. Poi una costante più grande o più piccola, sì, ma non fa la differenza. Quindi la notazione, io posso dire che il mio algoritmo è, il tempo impiegato dal mio algoritmo è O grande di G con N, se da un certo punto in avanti il tempo che lui impiega per risolvere il problema è sicuramente minore di G con N. Il che vuol dire che io sto in qualche modo mettendo un limite superiore, un caso peggiore. Allora, come diceva Murphy, i casi peggiori, lo dicevo in variati modi, però il concetto è che i casi peggiori succedono abbastanza spesso, per cui sapere che il mio algoritmo peggio di così non può andare è rassicurante, e solitamente è quello che io devo considerare quando sto progettando come risolvere un problema. Nel caso peggiore impiego questo tempo, nel caso peggiore comunque il problema è ancora gestibile. E questa è la ragione per cui la notazione O grande è, posso dire con tranquillità, in assoluto la più usata. Quando io prendo un algoritmo e devo pensare a questo algoritmo, la prima cosa che mi chiedo è qual è la sua complessità, e rispondo usando la notazione O grande. Il mio algoritmo è O grande di n cubo. Mi va bene? È accettabile? Lì la valutazione deve essere vostra, però è chiaro che un algoritmo n cubo o un algoritmo esponenziale, la differenza è notevole, e quindi dovete essere in grado di capire cosa vuol dire e valutare come comportarvi.
Questa è la notazione O grande, fondamentalmente l'unica che useremo dopo questa lezione, però delle altre bisogna comunque parlare. Qui abbiamo la notazione O grande scritta in un modo vagamente più matematico, se volete farlo, ma possiamo anche non farlo. Ok. Abbiamo la funzione omega. La funzione omega, la notazione omega, omega grande, è l'opposto della notazione O grande. Io dico che il mio tempo è omega grande di qualcosa se da un certo punto in avanti il tempo che impiega è sicuramente maggiore della funzione che ho specificato in omega grande. Omega grande può essere interessante per definire teta. Teta è quello che è un modo per dire che da un certo punto in avanti la mia funzione, il tempo impiegato dal mio algoritmo, è esattamente quello specificato dalla funzione, da una certa funzione. Quindi posso immaginare un certo punto n0 di dimensione e da quel punto n0 in avanti il tempo che io impiego, che il mio algoritmo impiega, è sicuramente compreso fra una certa costante g con n e un'altra costante g con n. Il che vuol dire che la funzione g con n è sia omega, sia omega grande sia o grande della mia funzione f. In questo caso io sono sicuro che la mia funzione si comporti proprio in quel modo lì. Caso più unico che raro. Ripeto, dopo questa lezione fondamentalmente quello che vedremo è la notazione O grande. Definizione formale. Piccolo riassunto di notazione O grande, omega grande e teta grande. Se la mia funzione è teta grande, se f di n è teta grande di g con n, vuol dire che da un certo punto in avanti si comporta proprio come g con n. Se è o grande di g con n, vuol dire che in qualche modo sta sotto g con n. E se è omega grande di g con n, da un certo punto in avanti sta sopra g con n. Il tutto sempre a meno di costanti che io posso definire. Perché di nuovo non mi interessa il valore preciso, mi interessa qualitativamente il tipo di crescita. Allora, immaginate di dover mettere un certo numero di algoritmi, di dover dare un voto a un certo numero di algoritmi. Allora, se io vi dico che questa è la complessità di alcuni algoritmi, cerchiamo di vedere se riuscite a capire qual è l'algoritmo più, se riuscite a ordinarli, partendo dal meno complesso al più complesso. Io vi dico che questa è la complessità e voi dovete metterli su una scala a partire dal meno complesso. Vi prego di farlo su un foglio perché dalla prossima slide queste scompaiono, quindi controlliamo se... Avete fatto?
Quando volete la soluzione, ditemelo e vado avanti. Allora, partiamo dal fondo. Il più semplice, qual è? Uno su X. Quanti di voi l'avevano azzeccato? Ok. Poi, secondo, chi me lo dice? Potete dire quello che volete, tanto non siete registrati. Già sarebbe un successo se riesco a registrare me. Il secondo? Bella questa partecipazione. Allora, il secondo è 13 più 1 su x, che fondamentalmente è uguale. Poi abbiamo logaritmo di x, logaritmo in base 2 di x. Tutti i logaritmi crescono allo stesso modo. Sapete che si può passare da un logaritmo all'altro moltiplicando per una costante. Quindi, se la mia funzione cresce in modo logaritmico, non mi importa logaritmo in base cosa. Dopo, abbiamo x più seno di x più radice di x, 13 più x. C'è differenza fra queste funzioni? No, fondamentalmente crescono tutte allo stesso modo. X più radice di x più seno di x crescono tutte allo stesso modo. Se x è abbastanza grande, i termini di grado minore diventano totalmente insignificanti. X logaritmo di x, che cresce molto più in fretta di logaritmo di x logaritmo di x al quadrato, x alla e alla x e x alla x come funzione che cresce più in fretta di tutte fra quelle che abbiamo visto. Allora potete prendere ad esempio Google o qualsiasi altro strumento per plottare queste funzioni. E vi rendete conto che facendo crescere, non bisogna neanche far crescere troppo x, la differenza fra la crescita di queste funzioni è veramente significativa. Allora, cerchiamo di vedere da un punto di vista pratico che cosa ci interessa. Allora, crescita logaritmica lineare. Log linear x log x, quadratica, cubica, esponenziale. Vedete che questo è come crescono le nostre funzioni al crescere di x, e tutto sommato il fatto che con x piccoli magari la logaritmica sia maggiore della esponenziale è una cosa che non ci tange minimamente. Perché non mi interessa assolutamente cosa succede quando io ho un problema di piccole dimensioni. Se io ho un problema di piccole dimensioni, non calcolo la complessità, prendo un cronometro e vedo quanto tempo ci mette. Questo per un problema di dimensioni piccole. Il calcolo della complessità ha senso soltanto se io mi sto ponendo il problema di vedere se il mio algoritmo è utilizzabile quando i dati d'ingresso diventano tanti. Allora, in questo caso il calcolo della complessità ha senso. Allora, è possibile fare alcune tabelle vedendo come all'aumentare della complessità, per quanto veloce possa essere il nostro computer, o per quanto intelligenti possiamo essere a scrivere il programma, quindi quanto un passo contenga poche istruzioni, perché se io sono bravo, un singolo passo contiene magari pochissime istruzioni. Indipendentemente da questi due fattori, a
al crescere delle dimensioni del problema, io arrivo facilmente a tempi che sono dell'ordine centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni. Diciamo, da un punto di vista pratico, se io ho un tempo logaritmico sono molto contento, lineare mi va ancora bene, logaritmico lineare x log x ci stiamo avvicinando al limite, esponenziale no, l'esponenziale non posso usarlo, e di mezzo i vari polinomi dipende effettivamente dal problema, può cambiare, però in generale algoritmo esponenziale vuol dire che non riesco a scalare, e algoritmo lineare o logaritmico vuol dire che riesco a scalare, e quelli di mezzo dipendono un po' da quello che sto cercando di fare. Però vedremo che in realtà gli algoritmi che richiedono un tempo esponenziale, quindi gli algoritmi che hanno una complessità esponenziale, sono veramente tanti, fra cui il Sudoku. Allora, ditemi un po', è possibile questo? Voi avete un dipendente che vi propone un algoritmo per risolvere il vostro problema, chiamato fu, e un altro dipendente che vi propone un algoritmo chiamato bar. Dalla sua analisi, il primo dipendente vi dice che la complessità del suo algoritmo è quadratica, mentre la complessità dell'algoritmo bar è 2 alla n. Quando voi fate una prova con una dimensione del problema 100, ottenete quei risultati. Quando fate una prova con un problema di dimensione 1000, ottenete quei tempi. Questa è una situazione possibile, è una situazione che potrebbe capitarvi nella vita. Sì, no, perché? Le alternative possibili sono: la tabella è sbagliata, la tabella è giusta e sceglierei fu, la tabella è giusta e sceglierei bar. Noi ci immaginiamo voi come non necessariamente dei programmatori che fanno il fra virgolette il lavoro sporco, ma comunque persone che hanno la capacità di capire cosa programmatori fanno e di conseguenza prendere delle decisioni informate su quali sono le strategie più adatte per come comportarsi. Quindi iniziamo dalla prima domanda: la tabella ha senso oppure no? Come diceva un mio amico mutuando dall'inglese, la tabella fa senso oppure no? Make sense? Sì o no? Allora, chi dice sì alzi la mano, chi dice no alzi la mano. Quindi la tabella non ha senso. Ok, perché? Allora, un vostro collega dice che la tabella non ha senso perché il tempo aumenta, per come aumenta il tempo, non è credibile che un algoritmo che è 2 alla n come complessità aumenti così lentamente. Allora, in realtà è possibile, è assolutamente possibile, perché ricordate che quella che è l'analisi di complessità si basa sull'idea che il tutto funzioni in un certo modo quando la dimensione del problema supera una certa soglia. E io non ho detto qual è la soglia. Qui, in questo caso, la soglia potrebbe essere 10.000, 1 milione. Per cui, quando la dimensione del problema supera 1 milione, effettivamente l'algoritmo fu
richiede un tempo che cresce in un certo modo, mentre l'algoritmo bar richiede un tempo che cresce in un altro modo. Però dopo 1 milione. Cosa succede quando la dimensione del mio problema è 100, 1000, 10.000, 42, 3? Non lo so. L'analisi di complessità non mi serve a questo. Quindi sì, è possibile, ed è possibile perché io vi ho dato una quantità di informazioni assolutamente insufficiente. La seconda domanda è: meglio fu o meglio bar? Meglio fu come analisi di complessità, sicuramente, però ricordate che l'analisi di complessità ha senso se io voglio capire quanto il mio algoritmo è applicabile a problemi di dimensioni grandi. Quindi, prima di imbarcarsi nell'analisi di complessità, cercate di pensare a quali sono le dimensioni del problema. Se i miei dati di ingresso sono i giorni di un mese, non ha alcun senso che io calcoli l'analisi di complessità, perché i giorni di un mese sono al massimo 31. Quindi sapere che il mio algoritmo è o grande di log n, ma cosa mi serve? Il mio problema al massimo ha come dimensione 31. Quindi l'analisi di complessità è fondamentale. Ricordatevi che non sempre ha senso usarla, molto spesso avere l'analisi di complessità di un algoritmo mi permette di capire cosa vuol dire problema difficile, problema ingestibile, e quindi queste sono delle conoscenze che voi dovete avere per poter decidere che strada imboccare per risolvere un problema. È fondamentale, ma ci sono tanti casi in cui non ha nessun senso. Allora, vediamo regole pratiche e semplici per valutare la complessità di un algoritmo. Notazione O grande. 5 semplici regole. Allora, tutte le operazioni in qualche modo elementari mi portano via un tempo costante. Dove per operazioni elementari intendo anche le operazioni che possono includere dei cicli, ma che sono dei cicli su una dimensione che non è quella del problema. Se io sto pensando di ordinare delle parole, la dimensione del problema è il numero di parole. Se io faccio un ciclo sulla lunghezza di una singola parola, quella la posso considerare un'operazione costante, perché la lunghezza di una parola è comunque una dimensione piccola piccola rispetto alla dimensione del mio problema. La posso considerare un'operazione elementare, quindi ha una complessità di 1. Tutte le operazioni hanno complessità 1. Quando io penso a un algoritmo, quello che scrivo dentro un rettangolo, per quanto complicato possa essere, quando disegno un flowchart, ha una complessità pari a 1. Non me ne importa niente se una singola istruzione ci mette più tempo o meno tempo di un'altra. Se ho una diramazione, un branch, e devo calcolare la complessità, vado sempre dal lato che mi porta via più tempo. Il lato che mi porta via meno tempo lo ignoro. Il tempo che mi porta via una sequenza di operazioni è pari alla complessità dell'operazione più lunga. Quindi se io ho un'operazione che ha complessità n cubo seguita da un'operazione che ha complessità n quadro, posso considerare il tutto semplicemente come n cubo. Butto via tutte le complessità di ordine minore quando faccio le somme. E ultimo, fondamentalmente vado a vedere i cicli. Per cui se io devo ripetere un certo blocco
un certo numero di volte, questo numero di volte dipende da, in qualche modo, dalla dimensione del problema, il risultato che io ottengo è la complessità del risultato è pari a n moltiplicato la complessità del blocco. Qual è la complessità di questo algoritmo? Allora, più zap ha complessità? Più zap ha complessità? 1, perfetto. Questo ha complessità o grande di 1. Allora, ripetere n volte qualcosa che ha complessità di 1 ha complessità n per 1 e quindi O di n. Io ripeto n volte qualcosa che ha complessità O di n e quindi il totale avrà complessità, questo è O grande di n, lo ripeto n volte, e ho O grande di n quadro. Quindi se devo cercare di capire la complessità di un algoritmo, quello che devo fare è fondamentalmente ignorare tutto tranne i cicli, andare a vedere i cicli, cercare di vedere quali cicli sono devo ripetere un numero di volte che dipende dalle dimensioni del problema, andare a vedere quanti cicli annidati ho. Ripeto, dal nostro punto di vista butto via tantissime cose. Chi si occupa di informatica teorica fa bellissimi articoli in cui dimostra che un algoritmo ha complessità n2.543 elevato al... Adesso noi tutte queste cose non ci interessano. Quello che noi vogliamo avere è un sistema leggermente più quantitativo per dire bello, brutto, utilizzabile, non utilizzabile. E quando io devo cercare di capire quanto tempo impiegherà il mio algoritmo, alla fine, in soldoni, vado a vedere i cicli. Quanti cicli annidati ci sono e che cosa succede al crescere della dimensione. Allora, questo algoritmo, vedete che ho un ciclo esterno con t che va da 0 a n, è un ciclo interno che in realtà è più corto perché non va da 0 a n ma va da t ad n. Quindi posso fare, questo qui è esattamente il caso del selection sort, se volete io ripeto n volte un'operazione e tutte le volte devo trovare il massimo, e trovare il massimo lo faccio su un insieme di dati che man mano diminuisce. Quindi ho il ciclo esterno che ripeto n volte e il ciclo interno che la prima volta lo faccio n, la seconda n-1, la terza n-2, eccetera, eccetera. Allora, anche in questo caso possiamo vedere che la complessità alla fine è quadratica. È più veloce questo algoritmo, è sicuramente più veloce, ma non cambia la sua utilizzabilità. Utilizzabile vuol dire che io posso lanciare l'algoritmo e aspettarmi un risultato. Poi se l'algoritmo è veloce lo avrò in un'ora, se l'algoritmo è lento avrò il risultato in 2 ore. Ma se il mio algoritmo non è utilizzabile perché esplode, perché la complessità del mio algoritmo è troppo alta, non sto parlando di un'ora o 2 ore, sto parlando di 1 ora o 10 anni. Quindi l'algoritmo è di fatto non utilizzabile. Vabbè, qui abbiamo l'esempio. Se io ho sequenze di istruzioni, vado semplicemente a prendere la più grande, come ho detto. Condizioni, vado a scegliere il lato peggiore, perché ricordate che la notazione O grande è una notazione è una notazione che serve a esprimere il caso peggiore. Allora, guardiamo soltanto i cicli, fondamentalmente. Spezziamo l'algoritmo in dei blocchetti, buttiamo via tutte le costanti e in modo molto molto rapido cerchiamo di capire che cosa succede quando
quando la quantità di dati inizia. Allora, questo l'ho già detto, ma lo ripeto, fondamentale. Quando parliamo di complessità, noi stiamo affrontando il problema di definire se il nostro algoritmo è utilizzabile, non se il nostro algoritmo è veloce. Quindi una cosa è parlare del tempo che impiega il nostro algoritmo e una cosa è parlare della complessità. Questi sono due concetti diversi. In alcuni casi quello che è fondamentale è il tempo, in altri casi quello che è fondamentale è la complessità. Non mischiate queste due idee. Ho fatto tutto questo discorso parlandovi del tempo che impiega un algoritmo per risolvere un problema, ma non ho in alcun modo parlato della dimensione o della memoria che è richiesta da un algoritmo per funzionare. Esattamente le stesse considerazioni che io ho fatto con la notazione O grande, omega, eccetera, può essere fatta per la quantità di memoria richiesta. Quindi io posso avere un algoritmo che richiede una memoria che cresce in modo esponenziale sulla dimensione del problema. E di nuovo mi trovo davanti a un algoritmo che non posso utilizzare, che funziona benissimo quando io faccio la prova con i miei 10 amici sul computer, però che non è un algoritmo che posso utilizzare pensando di gestire gli studenti del Politecnico. Quindi tutte le stesse osservazioni e considerazioni che abbiamo fatto sul tempo possono essere fatte sullo spazio e la memoria richiesta. Solitamente trovate scritto, cioè non solitamente, talvolta trovate scritto, questo algoritmo richiede uno spazio che è O grande D, e dovete sapere cosa vuol dire. Altra cosa che ho accennato in questa veloce carrellata: caso peggiore, caso medio o caso migliore. Allora, solitamente, ricordate che Murphy era un ingegnere, il caso migliore non ci interessa, perché non è soltanto teorico, nessuno di noi ha mai visto il caso migliore quando usa un algoritmo. Caso peggiore o caso medio? Dipende da quello che vogliamo fare. E di nuovo bisogna avere le idee molto chiare. Ci sono delle situazioni in cui la cosa veramente importante è il caso peggiore, ci sono delle situazioni in cui la cosa importante è il caso medio. Se io sto facendo un giochino, probabilmente mi interessa il caso medio. Poi, se una volta l'utente deve aspettare di più, pazienza, magari si stanca e resetta il computer. Però fondamentalmente a me interessa il caso medio. Se sto progettando il software per una centrale nucleare, quello che mi interessa è il caso peggiore. Io devo garantire che certe cose non succedano. Non esiste una regola generale. Dovete avere la sensibilità di capire se, volta per volta, se quello che è importante è il caso peggiore, il caso medio o entrambi. Vabbè. Allora, altra piccola nota: quando noi parliamo di complessità di un algoritmo, talvolta parliamo, non so se avete sentito parlare di problemi PNP. Allora, possiamo distinguere quello che è risolvere un problema da quello che è verificare se una data soluzione è, se una data, se un qualche cosa è effettivamente una soluzione del problema. Allora, le due operazioni sono diverse. Ad esempio, che complessità ha verificare se una data soluzione è, se un dato vettore è la soluzione di un problema di ordinamento? Che complessità ha verificare se un dato vettore è ordinato? Corretto, n.
La soluzione è la complessità per verificare se un vettore è ordinato è o grande di n, perché io devo scorrere il vettore e controllare che ogni elemento effettivamente sia più grande dell'elemento che lo precede. Quindi ho una complessità che fondamentalmente dipende dal numero di elementi del vettore. Abbiamo visto che ordinare un vettore invece la complessità è n quadro. In realtà esistono degli algoritmi di ordinamento migliori che hanno complessità n log n. È stato dimostrato che non è possibile avere un algoritmo di ordinamento che ha una complessità minore di n log n, a meno di non aggiungere alcune vincoli. Però un algoritmo di ordinamento generico non può avere una complessità minore di n log n. Comunque ci rendiamo conto che è diverso il risolvere un problema dal controllare se un qualcosa è una soluzione. Pensate al sudoku. Che complessità ha controllare che una soluzione, che una configurazione sia una valida soluzione del sudoku? Chiamiamo dimensione del problema la dimensione del lato della sotto del sottoquadrato, quindi i sudoku che trovate solitamente sulle riviste hanno dimensione 3. Allora, se la dimensione è quella, che complessità ha verificare se una certa configurazione è una soluzione valida del sudoku? Fa piacere vedere che ci state pensando, aspetto la soluzione per la prossima lezione. Comunque sia, è una complessità polinomiale, in ogni caso è n alla qualcosa controllare se una soluzione è corretta, mentre trovare una soluzione del sudoku è a una complessità esponenziale. Allora, come vengono classificati quali sono le classi di complessità degli algoritmi? Allora, per classi di complessità noi intendiamo dei grossi contenitori che contengono i diversi tipi di algoritmi. Alcuni algoritmi sono facili, alcuni algoritmi sono meno facili, alcuni algoritmi sono assolutamente impossibili. Allora, per definire la classe di complessità di un algoritmo bisogna utilizzare, o comunque viene utilizzata, quella che è chiamata la macchina di Turing. Allora, non so se avete visto il film su Turing che era al cinema relativamente poco tempo fa. Tutto quello che dicono sulla macchina di Turing è sbagliato, quindi spero che l'abbiate già dimenticato. La macchina di Turing non è quello che noi oggi chiamiamo computer, ma è un'astrazione matematica, un modello matematico che si può dimostrare in qualche modo essere equivalente, essere in grado di fare le cose che sa fare e che sono possibili fare con un computer. È un modello matematico estremamente semplice, si può immaginare una specie di ragnetto che modifica il contenuto di un nastro infinitamente lungo. Ripeto, non è nulla di realmente che esiste realmente, non è neanche qualcosa che Turing probabilmente ha mai pensato di costruire, è puramente un'astrazione. Comunque, utilizzando una macchina di Turing, noi possiamo dimostrare che tutta una serie di problemi sono risolvibili con un numero polinomiale di passaggi.
Quindi il numero di passi che deve fare la macchina di Turing per risolvere tutti questi problemi è un numero di passi polinomiale. E questi problemi sono i problemi che vengono chiamati e indicati con la lettera P, dove P sta per polinomiale. Quindi tutta una grossa classe di problemi sono problemi che una macchina di Turing potrebbe risolvere in un tempo polinomiale. E quelli sono i problemi in qualche modo trattabili. Abbiamo un'altra categoria di problemi che vengono indicati come problemi NP. La N non sta per non, ma per non deterministico, ovvero sia i matematici hanno una particolare abilità nell'usare dei termini che non aiutano in alcun modo a capire quello di cui stanno parlando. Se ci pensate, anche polinomio è un mischione di greco e latino che significa molti nomi, che non è la prima cosa che viene in mente quando io penso a un'espressione con le potenze. Comunque la N sta per non deterministico e vuol dire che grossolanamente un numero infinito di macchine di Turing che lavorano in parallelo riuscirebbero a risolvere il problema in un tempo polinomiale. Esistono man mano classi di problemi sempre più grandi e sempre più complesse, ma non ce ne occupiamo assolutamente qui. Diciamo, dal punto di vista pratico, quali sono le classi che ci interessano? Allora, la classe migliore di problemi comprende i problemi che possono essere risolti in un tempo costante o grande di 1. Cosa vuol dire grande di 1? Vuol dire che il tempo che io impiego per eseguire e risolvere il mio problema non dipende dalle dimensioni del problema. Sapete farmi un esempio di problema algoritmo di problema o grande di 1? Questo è facile. Pensate a un qualche operazione in cui non mi cambia nulla il numero di non mi cambia assolutamente nulla il numero, la dimensione del problema, il numero di elementi che io ho nel problema. Dire se un vettore è pieno o vuoto. Perfetto. Servire la prima persona in una coda. Quanto tempo ci metto a trovare la persona che devo servire in una coda? Un tempo costante, perché quello che ho davanti è la prima persona della coda, gli dico prego si accomodi e inizio a occuparmi di lui. C'entra qualcosa a sapere quante persone sono in coda? No. Quindi prendere la prima persona di una coda, prendere il primo elemento di un vettore, è un'operazione che mi richiede un tempo che non dipende dalle dimensioni del vettore. Pensare se il mio insieme è pieno o vuoto non dipende dal numero di elementi che ho nel mio vettore, nel mio insieme. Problemi logaritmici. Qui è già più difficile andare a pensarne, a immaginarne uno. Problemi lineari. Un esempio di problema che può essere risolto con un algoritmo lineare? L'abbiamo visto prima. Contare quanti numeri sono pari all'interno di un vettore. Allora, contare quanti numeri sono pari all'interno di un vettore, io devo esaminare tutti gli elementi del vettore e quindi mi richiede un tempo che cresce proporzionalmente con il crescere del vettore. N log N, ordinare, ve l'avevo già detto io. Problemi quadratici. Tutte le volte che io ho un doppio ciclo, tutte le volte che io ho un doppio ciclo ho un problema che ha una complessità quadratica fondamentalmente. Cubica, tre cicli, uno dentro l'altro. Esponenziale. Esponenziali sono problemi che noi affronteremo e ci troveremo ad affrontare. Sono
il primo della serie non gestibile, quando tutto sommato un problema, il mio algoritmo richiede, ha una complessità esponenziale, posso classificare il mio problema come non risolvibile. Il sudoku, risolvere il sudoku ha una complessità esponenziale. Fattoriale, ancora peggio. Qualsiasi algoritmo, ad esempio, che ha bisogno di calcolare tutte le possibili permutazioni dei dati di ingresso, richiede un tempo fattoriale. Otto classi, veramente una divisione da praticoni. Non ci interessa dire n alla 2.5 diverso da n alla 2.3, però riusciamo ad avere una vaga idea che se io ho un doppio ciclo e quadratica, se ho tre cicli annidati e cubica, se devo enumerare tutte le possibili soluzioni, in qualche modo mi trovo con un algoritmo esponenziale, se ho bisogno di generare tutte le permutazioni è fattoriale. Le ultime due di fatto sono, in casi pratici, non risolvibili. Due e mezzo, volete fare una pausa o andiamo avanti e poi finiamo un po' prima? Chi è per la pausa alzi la mano. Ok, facciamo una pausa.